Ciao, nel video di oggi vi faccio vedere i prodotti terminati del periodo. Sono moltissimi perché è tanto che non faccio questo tipo di video e quindi iniziamo subito, presto che tardi. Allora, iniziamo dai prodotti per i capelli. Un evergreen, un prodotto che a me piace tantissimo, sono le maschere della Fructis, queste Hair Food. In particolare, le mie preferite sono quelle alla papaya e alla banana. La papaya è quella più preferita. Mi piacciono molto, lasciano i capelli estremamente nutriti, le abbino con l'Olaplex, quindi sono rientrate perfettamente nella mia nuova routine per recuperare i capelli dopo che li avevo massacrati e quindi mi piacciono molto, le compro e continuo a ricomprarle, ne ho anche una buona scorta. Un prodotto che ho inserito nella routine di cui vi parlo più in maniera più approfondita nel blog, in un post nel blog, vi metto il link qui sotto, è lo shampoo della L'Oreal Professional della serie Expert, questo qui, questo è il Bissè con biotina rinforzante. Mi piace perché i capelli sono molto più nutriti, molto più idratati, non si seccano quando li lavo. Si spezzano di meno, quindi in complesso mi trovo molto bene e quindi l'ho comprato e l'ho già ricomprato. Un altro prodotto, sempre per i capelli, è impossibile non citarlo, è l'Olaplex il numero 8. Mi piace perché lo uso come maschera durante la doccia, quindi dopo questo qui, dopo l'Hair Food, applico questo qui e lo lascio in posa per circa 10 minuti e poi lo sciacquo. I capelli sono molto morbidi, sono molto idratati, hanno un'altra consistenza e appunto mi piace molto. L'ho inserito in questa routine in cui appunto mi sento a mio agio. Quando non voglio stressare i capelli con un ulteriore lavaggio o comunque sono troppo pigra per lavarli, utilizzo lo shampoo secco. Questo è quello della Fructis, questo è uno dei miei preferiti che continuo a ricomprare da tempo. Trovo che utilizzare anche lo shampoo secco consenta di allungare un pochino i tempi tra una piega e l'altra, tra uno shampoo e l'altro, e quindi penso che per quanto mi riguarda mi ha consentito di stressare di meno i capelli e quindi mi piace molto. Un prodotto che ho inserito all'inizio, quindi quando avevo bisogno di un trattamento più efficace e più forte per ristrutturare i capelli, è stato della Phytorelax, un trattamento intensivo di ricostruzione con la cheratina liquida. Questo è semplicemente un liquido che si spruzza sui capelli dopo aver fatto la doccia, dopo averli tamponati e si lascia agire per qualche istante, poi si applica, si passa alla piega normalmente. Mi è piaciuto molto, non l'ho ricomprato semplicemente perché poi ho proseguito con il recupero dei capelli, quindi ho iniziato ad utilizzare altri prodotti. Sempre per quanto riguarda i capelli, la crema da giorno 9, questa qua 1 e 2, Fito 9, la compro e la ricompro perché mi piace molto. Preferisco utilizzare la 7 perché la trovo un pochino più leggera per i miei capelli, quindi compro la 9, la applico dopo aver fatto la doccia, prima dello styling, quindi semplicemente la applico, pettino i capelli e poi vado ad asciugare tranquillamente i capelli. Oppure di giorno, quando magari ho i capelli un pochino più secchi, quando ho le estremità un pochino più secche, la applico, li massaggio, quindi come una crema idratante. Non la utilizzo tutti i giorni, ho questo tipo di utilizzo con cui appunto mi trovo bene. Per quanto riguarda il corpo, ho utilizzato della Nivea Naturally Good, il doccia olio in gel, quindi questo qui. Sinceramente non mi è piaciuto, non fa schiuma, non mi dà l'impressione che pulisca, che lavi bene la pelle. Quindi sì, aveva un buon profumo, però è stato tutto lì. Ha un buon profumo, ma non ha una grande capacità idratante, una grande capacità oltre a quella di fare schiuma e lavare, felce azzurra, muschio bianco. Mi piace l'odore moltissimo, l'ho trovato molto, molto buono questo, l'ho rubato a Marco semplicemente perché io avevo finito il mio in doccia, quindi ho preso il suo, però se lo utilizza lui, lo utilizza lui, io ho il mio della Dove. Poi, della Absolute Damascena Rose Oil, ho terminato la crema da giorno, quindi la Daily Cream. È una crema appunto che contiene sostanze della rosa damascena,
e ha un profumo molto intenso di rosa, appunto. Sulla pelle è molto nutriente, molto idratante e mi è piaciuta abbastanza. Non la ricompro perché comunque ho altri prodotti, anche se appunto se la dovessi trovare una mezza idea di riprenderla, ce l'ho. Smalti, ho terminato Rubis Folly della L'Oreal, questi qua. Questo è il mio colore preferito, che poi è questo. Poi della Essie Allure, qui è semplicemente un bianco latte, e Pure Perfection, che è un glitterato molto, molto fine, molto trasparente. Li ho già ricomprati tutti e tre. Poi, dentifrici, non mi è piaciuto questo della Parodontax, non perché fosse un cattivo dentifricio, ma perché la sua consistenza è pessima. È troppo liquido, scende nel tappo, cioè il tappo diventava uno schifo. Cioè, guardate, qui sta tutto qua dentro, tutto qui, nonostante è finito, quindi continua comunque a scendere il prodotto. Onestamente non mi è piaciuto per quel motivo, non lo ricompreremo per quel motivo. Mi è piaciuto invece della Oral-B Professional, questo Pro Repair, l'abbiamo trovato insieme allo spazzolino elettrico e è carino, non so se si trova sinceramente nei negozi, se lo trovo lo ricompro. Poi, favorite, come al solito, le salviettine struccanti di Primark, queste qui, queste le porto, ce l'ho anche al lavoro e ce l'ho in borsa. Penso che siano tra le migliori salviettine e il prezzo è veramente abbordabilissimo. Quindi, sono andata molto veloce perché ho la batteria scarica. Detto questo, vi saluto, vi lascio al prossimo video che uscirà non so quando. E se avete domande sui prodotti, lasciatemi un messaggio qua sotto e risponderò a tutti quanti. Un saluto, un bacio!